Anche il Codacons scende in campo a sostegno delle imprese del welding che manifestano per richiamare l'attenzione del governo sulla grave situazione del comparto. Come sottolineato dal presidente nazionale Francesco Tanasi, il settore dei matrimoni coinvolge migliaia di imprese, ma soprattutto consumatori che ancora oggi non hanno la certezza circa la possibilità di convolare un nozze. Nel 2020 infatti sono stati migliaia di matrimoni in tutta Italia bloccati a causa delle famose misure anti-Covid e rimandati a data da destinarsi. Questo ha comportato chiaramente la perdita di centinaia di migliaia di euro con conseguente perdita del fatturato per le imprese del wedding. Oggi chiediamo al nuovo governo di studiare e adottare adeguate e tempestive misure finalizzate alla tutela dei consumatori e soprattutto alla tutela delle imprese del wedding che hanno diritto al pari delle altre imprese ad ottenere adeguati indennizi e ristori.